Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo dei big data nel settore assicurativo e ne parliamo con Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni. Benvenuto. Buongiorno, buonasera piuttosto. In questo periodo le assicurazioni sono molto alla ricerca di raccogliere tantissimi dati per poi poterli analizzare e vedere come poi trasformarli in strategie di business. Ma cerchiamo di capire innanzitutto che cosa sono i big data, perché sono così importanti e per il settore assicurativo come funziona e come il settore assicurativo si sta attrezzando per la raccolta di questo quantitativo molto grande di dati. Bene, che cosa sono i big data? Quindi diamo una spiegazione. Cominciamo col data, con la parola data. Infatti, cos'è il dato? Il dato è un modo di rappresentare una certa dimensione della realtà. Abbiamo un'informazione che viene simbolizzata tramite una rappresentazione numerica e questa rappresentazione è condizionata dal modo di acquisto della conoscenza o dell'informazione, cioè ad oggi viviamo in mezzo a una marea di dati che escono soprattutto dall'ambiente mobile. Una piccola cifra: tra 2015 e quest'anno, l'esercizio l'anno che si chiude, la larghezza di banda, cioè il numero di gigabits consunto da ciascuno italiano in media è stato moltiplicato da 5, che vuol dire che oggi sono i telefonini, gli smartphone che producono e tutto l'ambiente dell'IoT, degli oggetti connessi che producono veramente in continuo una marea di dati e siamo in mezzo a questa marea. Quindi, come è collegato al discorso dell'assicurazione? Diciamo nativamente, già perché il dato non è una novità per l'assicurazione. L'assicurazione è basata su un calcolo di quantità, frequenza dei sinistri, costo medio dei sinistri, che in realtà è appoggiata su una certa misura della realtà. Questa misura è portata e attuata da sistemi informativi che producono una certa strutturazione del dato. Questa strutturazione crea delle distorsioni che bisogna correggere per trasformare il dato in una conoscenza o dargli una certa operatività, farne un pezzo di utile, un mattone utile nella creazione di valore assicurativo. Poi sono dati strutturati e dati anche non strutturati. Chiamiamo dati strutturati i dati che escono fuori dai nostri sistemi, che sono strutturati nel senso che abbiamo dato una forma utilizzabile, fruibile a questo dato che ha un senso nel processo assicurativo. Raccogliamo pure dei dati che escono fuori da sistemi detti non strutturati, per esempio la sinistralità stradale che esce fuori dai fonti pubblici, il dato dell'IoT, non so se mi prendo il telefonino, per esempio, che dà in permanenza al mio provider di servizi web la mia posizione GPS. Non è un dato nel senso assicurativo, ma può diventarlo se, per esempio, utilizzo questo dato per sapere se mi trovo, in montagna nel momento in cui, tutti vanno a sciare e se cerco una polizza assicurativa per coprire, il rischio di infortuni, sulle piste. Questo diventa un dato messo in contesta, quindi mi prendo un dato non strutturato, la posizione GPS, che aggrego con degli elementi che servono alla tariffazione e fabbrico un oggetto assicurativo mescolando, facendo una minestra in cui ci sono diversi ingredienti, direi strutturati che escono delle banche dati tradizionali dell'assicurazione, strutturati, e poi quello che esce grezzo dal mondo esterno in cui ogni oggetto oggi produce i propri dati.
Ecco, per studiare e poi elaborare tutto questo quantitativo di dati, come si stanno attrezzando le compagnie di assicurazione? Diciamo, una parte è già tradizionalmente strutturata, è la parte attuariale che utilizziamo per il pricing, per calcolare anche la segmentazione, marketing dei clienti. Questo direi è abbastanza tradizionale, tradizionale ma limitato anche dalle nostre capacità di acquistare tradizionalmente il dato se non tramite un canale dichiarativo. Nell'assicurazione tradizionale, il cliente che mi dà la sua identità, la sua età, la sua professione, il suo stipendio, tutto ciò che posso utilizzare in un contesto assicurativo per il patrimonio, per i beni, per esempio. Ma ad oggi sappiamo che questa informazione possiamo anche raccoglierla tramite altre fonti. Per esempio, se ho un'impresa, posso raccogliere presso un terzo di fiducia, che può essere un fornitore di dati certificati, lo stato di bilancio, la composizione del consiglio di amministrazione, il nome dei principi capi oppure quadri dirigenti dell'azienda. Tutto questo viene da un altro mondo. Quindi ad oggi la costituzione di questo mondo è per definizione mista, viene dall'interno per una parte, viene dall'esterno, e trasformare e triturare questo dato per renderlo fruibile in un processo assicurativo richiede un investimento nei sistemi di informazione. Ci sono delle banche dati. Partivamo data warehouse, che in genere eravano repository di dati strutturati utilizzabili in un processo assicurativo perché identificati e distorti, ma distorti in modo tale che fosse possibile utilizzarli in un processo assicurativo. E abbiamo allargato questo ambiente di data warehouse a quello che si chiama dei data lake, cioè dei repository di dati strutturati o non strutturati, generalmente utilizzabili, raccolti in formato grezzo, su cui veniamo a costituire dei motori di triturazione, di raffinamento del dato, che fanno filtro e rendono utilizzabile sia la parte strutturata che la parte non strutturata in dei cluster di dati destinati a un certo uso attuariale, di pricing, di segmentazione, di conoscenza del cliente, di servizi, per esempio, per dare un esempio concreto. Conosco la famiglia Cordier, diciamo, prendiamo la mia. So che ho due figli, che sono, quindi che probabilmente, che non sono piccoli, ma facciamo finta che siano piccoli, probabilmente avrò qualche bisogno di tipo medicale, perché sono piccoli. Quindi vedo che in caso di problematica di salute brutale e seria, la disponibilità di un ospedale nella vicinanza del posto in cui abito non è ideale. C'è una coda, una lista di attesa lunga, ma in caso di emergenza, per l'assicuratore, fornire l'accesso a un tagliacoda ha senso. Non è proprio un contratto assicurativo, ma è un servizio, e per erogare questo servizio, utilizzo la conoscenza che ho nei dati strutturati dello stato di famiglia, ma anche la conoscenza che ho dell'ambiente tramite un dato che non è strutturato, che viene dall'esterno, quello che tocca alla lunghezza della coda nell'ospedale della vicinanza. Quindi creare un servizio di tipo assicurativo o para-assicurativo viene tramite uno strumento che tritura questi dati, che crea delle correlazioni e fa emergere delle possibilità di intervento, che chiamiamo dei pattern, dei motivi, per utilizzare la parola italiana. Questo motivo richiede a questo momento l'intervento di un essere umano che ne apprezza la pertinenza, e abbiamo la scelta di rimanere a livello soltanto della correlazione, cioè dicendo
Voglio vedere quante persone hanno uno stato patrimoniale di tot e abitano in questa zona per vedere, per stimare il potenziale di un certo bacino di clienti, oppure posso anche aggiungere una fetta di complessità creando, per esempio, dei motivi secondari, dicendo che in questa fetta di clienti potenziali quanti hanno certe proprietà, cioè una propensione a comportarsi in un certo modo, cioè ad avere entro 3 anni, 5 anni un certo tipo di bisogno, e questo richiede oltre all'analitica avanzata che mi permette di triturare un dato statistico, anche qualche grado di machine learning, cioè educhiamo, formiamo un computer a testare dei scenari in serie per tirare fuori i pattern utili alla creazione di valore, ecco, per il cliente e per la società. In questo ci sono delle compagnie di assicurazione, ad esempio negli Stati Uniti, che sono in una fase molto più avanzata rispetto alle nostre. Non penso che sul mercato italiano, in particolare a causa della telematica, siamo in posizione di inviare il mercato americano. Una cosa certa è che le condizioni di esercizio del mestiere assicurativo in America hanno aiutato a una strutturazione più precoce del mercato assicurativo in termini di digitalizzazione. Per utilizzare, diciamo, una via molto diretta di spiegazione, il mercato americano è molto meno sensibile alla protezione degli impiegati del mercato italiano. Vuol dire che ogni volta che era possibile massimizzare il profitto robotizzando un processo oppure eliminando puramente l'intervento umano con un investimento di tipo totalmente digitale, è stato fatto. Invece, ogni volta che non permetteva di massimizzare il margine, hanno conservato anche un intervento umano puramente pre-industriale, per esempio facendo digitare da persone in India oppure su qualche paese che parla inglese l'informazione nativa, perché costava meno caro di un sistema industriale. Quindi il mercato americano, come per esempio l'australiano, è più digitalizzato, l'australiano per altre ragioni che toccano in particolare alla geografia, ma non vuol dire che sia più avanzato nel trattamento del big data. È più avanzato nella robotizzazione, cioè nella sostituzione di processi informatici all'operatore umano. Per quanto riguarda il trattamento del dato, il mercato americano ha le stesse difficoltà di noi, cioè prende tempo formare un'intelligenza artificiale a trattare il processo, per esempio a riconoscere un'immagine e dire questo è un sinistro, questo è una fraud, questo è uno specchio, questo è un cristallo, questo è una Ford, non so, sono assolutamente un disastro in materia di macchine, ma questo è una Porsche e questo è una Deux Chevaux. Quindi questo richiede tempo, richiede una massa di dati per alimentare, formare l'intelligenza artificiale. E poi bisogna scegliere i processi che vogliamo trasformare in processi puramente digitali. Per quanto ci riguarda, sul mercato italiano, per tornare all'Italia, abbiamo da anni, da più o meno la metà di questo decennio, lanciato una formula telematica dei contratti che crea delle difficoltà per sé. Il dato telematico non crea il processo telematico. O la posizione del veicolo, o alcune informazioni sul frenaggio, per esempio, che mi dicono questa è una probabilità molto alta di incidente, perché ho constatato col sensor della black box che c'è stata una decelerazione brutale che in genere
quando superiamo un certo livello di G, cioè di riduzione della velocità, traduce un incidente, ma bisogna assicurarci che effettivamente è un incidente, che non è stato un frenaggio volontario, e questo richiede una verifica presso il cliente o il guidante, richiede l'azzeramento dei falsi positivi, cioè dei falsi allarmi che creano delle distorsioni nel processo, richiede la capacità di trasformare questo dato una volta che è certificato il fatto che è effettivamente un incidente, richiede la capacità di connettere con il circuito di assistance l'invio di un caratrezzo, eventualmente l'allarme presso il pronto soccorso, e poi il lancio del processo di risarcimento dedicato sia alla parte materiale che alla parte dei lesioni, e questo è un investimento assolutamente importante. Il dato telematico grezzo mi dice soltanto che c'è stata una decelerazione in un punto geografico tot, e che il cellulare della persona che guidava era questo numero. Questo quindi, mi dice il dato telematico. Con l'avanzare degli studi nell'intelligenza artificiale, diciamo intanto il fatto di dover robotizzare una parte e affidare invece alle risorse umane un'altra parte è una questione, una scelta sociale che va fatta. Non solo sociale. Assicurativo. Non è soltanto una scelta sociale nel senso di una scelta di tipo sindacale, è una scelta di società in realtà. Noi siamo, come tanti altri colleghi e concorrenti, operatori sul territorio, abbiamo oggi 1000 agenti, 800 agenzie, e quando c'è stato per esempio il terremoto ad Amatrice, io mi chiedo, non come assicuratore ma come essere umano, mi serve una persona a prossimità o meno? Io credo nel modello agenziale, ma sinceramente ci credo, perché siamo una società di individui che contano uno sull'altro. La presenza e la riassicurazione che mi procura un essere umano ha un valore. La cosa che mi chiedo è: tutto serve quando viene fatto a mano, dalla mano di un essere umano? Forse no. Ci sono delle attività di routine che sono fatte male quando vengono fatte troppo in serie, perché mi annoio facendo il Charlie Chaplin nei tempi moderni, quindi faccio sempre la stessa operazione tutta la giornata, alla fine la faccio senza pensarneci nemmeno e la faccio male. Oppure mi stanco, oppure c'è un rischio di errore umano perché c'è una manutenzione del dato e delle operazioni che richiedono un'attenzione veramente costante. Quindi assorbire il carico amministrativo per liberare il valore del contatto umano è un potenziale della robotizzazione. Questo può essere portato, per esempio, se controllo soltanto delle fatture, non è sinceramente non è una cosa molto divertente, non è una cosa, nessuno si può dire è un lavoro che voglio fare tutta la mia vita. Quindi assorbire una parte di questo carico per trasferire il valore dell'essere umano sulla parte relazionale, sulla spiegazione, sull'accompagnamento, sull'interazione col cliente, è una cosa che possiamo assolutamente fare, prevedendo non solo una sovrapposizione, ma anche un arricchimento reciproco del digitale e dell'essere umano. Quindi, se dovessimo dire brevemente quali sono le prossime sfide? Direi che le prossime sfide saranno: uno, di gestire, di domare la tecnologia. Ci sono delle scelte da fare. E infatti io come assicuratore, come imprenditore, come persona che ha la fortuna di essere in una posizione decisionale, io mi faccio una domanda sincera: quale società preparo ai miei figli? Quindi le scelte aziendali che facciamo oggi non potremmo scusarci nel futuro dicendo ho trasformato la società in un incubo senza persone, ho distrutto
degli impieghi senza motivo, soltanto per guadagnare un centesimo. Questa scelta è strutturante. Abbiamo una sfida sociale, veramente una scelta di società da assumere. Uno. Due, c'è un cambio di cultura da affrontare, perché non si fa da sola la trasformazione digitale, crea ansia. Conserverò il lavoro o lo perderò? Se ho un mestiere che richiede poca tecnicità, mi sento minacciato, è normale. Quindi bisogna, nelle aziende che, come noi, sono attente a preservare le persone, perché preserviamo i clienti, il nostro mestiere è proteggere la gente, non distruggere la gente, e include anche i nostri dipendenti. Quindi bisogna anche integrare questa dimensione di come porto a bordo le persone che dovranno domani interagire con un mondo in cui ci sarà più robotizzazione, in cui ci sarà una fetta più importante di intelligenza artificiale. Poi il terzo elemento tocca all'uso che facciamo di questo strumento. Io non faccio parte di questi dirigenti che hanno una religione di tipo utopica attorno all'intelligenza artificiale. È soltanto uno strumento, un martello avanzato, ma che posso utilizzare per costruire una casa oppure per ammazzare il vicino. Ma tocca a me scegliere cosa voglio fare. E diventa uno strumento per asservire le persone, sapere tutto su di loro in totale opacità, oppure faccio del mio cliente, del mio collaboratore, del mio partenario, una persona con cui condivido apertamente, in consapevolezza, in trasparenza, alcuni elementi e do delle cose in scambio. È una scelta che dobbiamo fare, è strutturante. Credo alla responsabilità delle aziende, siamo assicuratori, abbiamo delle origini, diciamo, nel mutualismo, per noi ha un senso. Facciamo un lavoro economico al servizio delle persone e questo è un'ottima sfida, un'ottima realizzazione. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Pier Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni, e arrivederci a tutti qui su New Insurance e sulle Fonti TV. Buonasera.